facciamo un viaggio in Italia o all'estero, però mentre siamo lontani da casa vogliamo sentirci con i nostri familiari, con i nostri cari. Beh, è semplicissimo, abbiamo lo smartphone, abbiamo il tablet, abbiamo internet, abbiamo diverse decine di modi per tenerci sempre in contatto. Ma naturalmente non è stato sempre così, una volta bisognava utilizzare la linea telefonica, e quando si stava fuori casa, quando si usciva magari dalla propria città, quando si andava fuori dalla propria nazione, principalmente c'erano le linee telefoniche fisse, magari dell'albergo dove eravamo ospitati, oppure le cabine del telefono. Utilizzare le cabine del telefono, soprattutto quando si era all'estero, era un pochettino una rogna, perché naturalmente le tariffe telefoniche per chiamate dall'estero erano abbastanza elevate, quindi bisognava riempire la cabina di monetine. E allora si utilizzavano delle soluzioni intermedie, come le carte telefoniche. C'erano le carte prepagate locali, quelle che si utilizzavano nelle cabine telefoniche locali, oppure c'erano delle carte internazionali molto particolari, in cui tu da una cabina del telefono facevi un numero verde gratuito, immettevi il numero di questa carta telefonica e avevi la possibilità di parlare. Mi è capitato di utilizzarla un anno in Austria, mi è capitato di utilizzarla un anno in Germania, è capitato di utilizzarla a miei familiari quando sono andati in Francia, era molto comoda. Però naturalmente sarebbe servita anche una soluzione che permetteva di operare facilmente senza dover avere grossi problemi, e c'era una soluzione che permetteva di utilizzare la propria linea telefonica di casa o dell'ufficio come se ci si portasse il proprio telefono in giro. Una soluzione che ha smesso di funzionare il 31 dicembre 2017, cioè quando uscirà questo vlog, un servizio che sarà stato chiuso da 7 giorni. E voglio parlarvi di questo servizio oggi, in questa che possiamo definire forse la puntata più recente, visto che è solo di 7 giorni, di Diario di Viaggio on the road, operazione Nostalgia! Immaginate di poter utilizzare un telefono in qualsiasi parte del mondo e di addebitare la telefonata direttamente sul vostro telefono di casa. Questa soluzione era proposta da Telecom con la carta di credito telefonica Colit, questa qua. Questa carta di credito telefonica aveva una funzionalità molto semplice, quella di permetterti di telefonare da qualunque telefono di rete fissa nel mondo, quindi telefono privato o telefono pubblico, e addebitare il costo della telefonata direttamente sulla tua linea telefonica di casa o dell'ufficio per le carte corporate, le carte aziendali. Questa che vedete, tra l'altro, non è un'immagine della carta Colit che ho trovato su Google Immagino su Pixabay. Infatti, come vedete, c'è scritto sopra Tuccitto Mirko, perché questa è la mia carta di credito telefonica Colit. Io la ho sottoscritta nel 1995, 22 anni di onorato servizio, in realtà un po' di meno, perché gli ultimi anni li ha trascorsi dentro un cassetto, l'ho ritrovata pochi mesi fa, e quando l'ho ritrovata mi sono chiesto: guarda un po', la carta Colit, avevo quasi dimenticato di averla, chissà se ancora è funzionante. Ho cercato su internet e appunto ho visto che il 31 dicembre sarebbe stato chiuso il servizio. Come funzionava questa carta? Era molto semplice. In Italia, dentro le cabine del telefono, potevi addirittura portarti la carta, proprio inserirla nel lettore di tessere, poi estrarla, perché si inseriva fino a un certo punto e si bloccava, poi estraevi la carta, la cabina del telefono ti chiedeva di digitare il tuo PIN personale, e poi c'avevi il menu, digitare uno per effettuare una chiamata, o le altre voci per controllare il traffico, eccetera, eccetera. Oppure, dalle reti fisse italiane, quindi dai telefoni privati, dalle cabine del telefono, funzionava anche così, o dai telefoni di tutto il mondo, facevi un numero di telefono particolare, e dopo aver composto questo numero di telefono digitavi il tuo numero della scheda, poi il tuo PIN, e di nuovo avevi il menu, digitare uno per effettuare una chiamata, eccetera eccetera, e potevi telefonare dove volevi. E telefonavi come se ti trovassi sul tuo telefono di casa, quindi anche se eri all'estero e volevi chiamare in Italia, una volta fatto il numero d'accesso, per chiamare in Italia facevi solo il prefisso della città e il numero, come se fossi sul tuo telefono di casa. Se eri all'estero, magari in Germania, e volevi fare una telefonata in Germania, dovevi fare il prefisso internazionale della Germania e tutto quanto, quindi come se fossi sul telefono di casa, 0049, eccetera eccetera. Il pregio della carta era innanzitutto appunto che funzionava in tutto il mondo. La chiamata da dove la facevi era gratuita, non veniva debitato nulla perché si chiamava un numero verde, quindi nelle cabine del telefono non c'era bisogno di mettere la moneta, oppure in alcuni posti c'era bisogno di mettere una moneta perché altrimenti la cabina telefonica non si attivava, però tu mettevi la moneta, facevi il numero, parlavi con chi volevi parlare, quando avevi finito la telefonata chiudevi e ti veniva restituita la moneta, perché la chiamata era addebitata regolarmente sulla tua bolletta telefonica. Aveva dei costi abbastanza contenuti, mi ricordo quando sono andato in Germania nel 99 che dalla Germania all'Italia le chiamate erano intorno ai 350 lire al minuto, quindi 10 minuti di chiamata in Italia dalla Germania mi sarebbero costati più o meno come una colazione media lì a Monaco di Baviera, che un cornetto in cappuccino erano sui 3 marchi e mezzo, quindi eravamo lì. E la cosa interessante era appunto quella che
tu potevi accedere anche dalle cabine telefoniche italiane senza bisogno di inserire la carta da nessuna parte, bastava digitare il codice della carta. Nello specifico, dall'Italia tu facevi un numero. All'inizio era 443 seguito dal numero della carta, per esempio 443-6419-502, che era appunto il numero della mia Colite. Poi successivamente, negli ultimi anni, il numero è stato cambiato, è diventato 401-443, quindi tu potevi fare 401-443 il numero della carta e dovevi farlo tutto assieme, cioè non è facevi 443 e aspettavi che ti rispondesse, dovevi fare tutto il numero della carta e allora il sistema ti chiedeva il PIN, eccetera. E questo discorso era molto utile perché se uno ricordava a memoria il numero della carta non aveva bisogno di portarsi appresso la carta. E infatti io ho utilizzato questo piccolo stratagemma in un racconto che ho scritto nel 2008, ben 10 anni fa. Sto parlando de Il giorno che fregarono il Grande Fratello, un racconto che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, era su Diario di Viaggio, e in questo racconto Alfredo Sarini, il personaggio principale, nome molto tossico Sarini, scelto proprio non a caso, utilizza lo stratagemma di chiamare da una cabina del telefono immettendo il codice della carta Colite, perché non gli serviva di avere la carta Colite per poter fare questa procedura. Questa carta è stata molto utile e molto funzionale, l'hanno utilizzata moltissimo per esempio gli agenti commerciali. In un periodo in cui costava troppo mettersi un cellulare, le aziende potevano darti la carta Colite e fartela utilizzare per chiamare in azienda, per le telefonate di servizio. Ora, la mia carta, che era la Family, aveva due limitazioni, una limitazione di 50.000 lire al giorno e una limitazione di circa 300 o 350.000 lire al mese. Non potevi superare queste soglie, se superavi queste soglie il sistema si fermava, quantomeno era una soglia di sicurezza, mentre quella aziendale, la Colite Corporate, aveva delle soglie più alte. Quando facevi il numero di accesso, a parte uno per effettuare una chiamata, avevi un'altra serie di funzioni guida, cambiare anche la lingua della voce guida, e c'era appunto la funzione per sentire quanto credito, tra virgolette, era rimasto disponibile, quanto avevi telefonato nel corso della giornata e nel corso del mese. Quindi quantomeno c'era un controllo, non c'era il rischio che arrivassero delle bollette milionarie in questa situazione. Questa carta, come ripeto, è stata molto utile, veniva rilasciata gratuitamente da Telecom e naturalmente adesso è stata soppiantata da internet, dagli smartphone, dalla tecnologia voice over IP e da tutte queste tecnologie simili. Però è stato un sistema molto utile e funzionale per permettere alle persone di telefonare da tutto il mondo, anche in situazioni di particolare emergenza, senza bisogno di dover andare a cercare, non so, monetine, di andare a cercare in che modo fare una chiamata, magari a carico del destinatario con l'operatore. C'era questa possibilità di comporre semplicemente questo codice da una cabina del telefono qualsiasi, accedere alla propria linea telefonica e quindi chiamare dove capitava, chiamare in Italia, chiamare all'estero, tranquillamente, con tariffe abbastanza interessanti ed economiche. Addirittura era prevista una scontistica. Nel traffico nazionale, sopra le 15.000 delle vecchie lire, sopra i 7,75€, era previsto un 5% di sconto. Sul traffico internazionale, sopra le 60.000 lire, i 30,99€, era previsto addirittura un 25% di sconto sul totale del traffico telefonico, quindi era molto molto interessante come meccanismo da portarsi all'estero per effettuare le telefonate, anche perché senza questa carta le telefonate, soprattutto dall'estero all'Italia, potevano essere molto molto costose. Insomma ragazzi, questa era la carta di credito telefonico Colite. La conoscevate? Qualcuno di voi in famiglia l'aveva mai avuta? L'avevate sentita nominare? Oppure in passato avete utilizzato altre soluzioni per telefonare? Magari avevate le carte prepagate? Magari avete collezionato le carte telefoniche prepagate? È una collezione che è stata molto diffusa in passato, adesso molto di meno, però c'era anche chi faceva questa particolare collezione. Come sempre parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, iscrivervi al canale e seguirmi su Telegram. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!